Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Lunedì 13 luglio si è svolta in comune una conferenza stampa dell'assessore al sociale Ina Dimgini, tesa a illustrare un anno di mandato, un resoconto anche dei bandi cui ha partecipato il settore sociale. L'abbiamo ascoltata. Il bilancio di questo anno è assolutamente positivo, diciamo soddisfacente, questo però non ci consente di fermarci, anzi abbiamo un obbligo, quello di andare avanti e di capire come poter rispondere ai numerosi bisogni. Oggi si tirano un po' le fila di quello che è la parte relativa anche alla gestione del sociale. Ricorderete sicuramente che su questo punto ci sono state numerose mozioni, numerosi atti di indirizzo e soprattutto una linea di programma ben precisa, quella di un welfare condiviso e partecipato. Quindi oggi daremo illustrazione anche dei numerosi bandi ai quali abbiamo partecipato, quelli che ovviamente insomma abbiamo vinto e che prevedono percorsi, alternative e soluzioni ai numerosi senza tetto. Abbiamo realizzato esperienze di co-housing, quindi coabitazione, abbiamo cercato un inserimento di contratti lavorativi, ad esempio per ragazzi disabili, l'educativa scolastica è stata anche una voce che ci ha visto partecipare, il bando URRA da ultimo sui disagi sociali del 2015, appunto condiviso con le realtà associative, e quindi il filo comune che comunque è emerso è che con questo modo di operare abbiamo condiviso le esigenze, i bisogni dei quali abbiamo avuto una ricognizione con il terzo settore, con i cittadini, con ovviamente tutti i soggetti coinvolti, abbiamo lanciato le nostre proposte e idee progettuali, per questo ringraziamo le numerose persone di questa amministrazione comunale che hanno lavorato intensamente, e quindi adesso siamo in grado, in quanto meno in un anno, anche di rispondere ad esigenze del tutto nuove, modificate. Quindi un bilancio positivo sì, ma anche incoraggiante, nel senso che questi primi risultati ci consentono con sempre più volontà e impegno di poter fare anche meglio nei prossimi anni. Dica la verità però, è un assessorato un po' complicato questo, lo rifarebbe? È un assessorato complicato perché si ha a che fare con la vita delle persone, è l'assessorato più vivo, quindi mi sento di dire, e che è sofferto perché è tanta la sofferenza che ovviamente c'è all'interno di questa realtà dove si vive una crisi occupazionale e una crisi anche culturale, perché spesso, come già gli eventi di oggi ci richiamano all'allarme, il profilo dell'integrazione, il profilo delle regole, quindi noi lo abbiamo cercato di fare il più intensamente possibile, la strada è ancora aperta, diciamo che nonostante le difficoltà, dalle difficoltà si impara sempre tanto, quindi se dovessi rifarlo o non dovessi rifarlo, il fatto certo è che sicuramente l'insegnamento me lo porterò sempre dietro e sarà una costante dei prossimi ovviamente percorsi anche personali, questo sì. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.